L'arco è un simbolo che unisce. Da piccola, quando guardavo l'arcobaleno, ti fa pensare ai sogni e quindi anche sognare. I messaggi più carini che ho ricevuto sono stati dopo l'uscita della serie. Un sacco di ragazzi e ragazze mi hanno fatto i complimenti sul lavoro che avevamo fatto e si erano immedesimati nei personaggi e mi ha fatto moltissimo piacere. Il rapporto con i miei amici non è cambiato, fortunatamente, sono sempre rimasti gli stessi e ne sono molto grata. Le persone che mi conoscono bene mi descriverebbero pigra, solare, creativa e anche permalosa. Tutte le volte prima di preparare una scena abbastanza impegnativa, emotivamente impegnativa, è sempre difficile mettersi in gioco, soprattutto davanti a persone che magari non conosci più di tanto, e essere sempre concentrati. Il mio sogno da bambina era di diventare una coreografa, perché amo tantissimo il ballo, la danza, ed è una passione che condivido con mia sorella, perché entrambe balliamo hip hop e quindi ho sempre desiderato essere una coreografa. Il bello di essere attrici e di fare l'attore è proprio il poter cambiare sempre storia e interpretare personaggi diversi in contesti diversi. Un ruolo famoso che mi sarebbe piaciuto interpretare è Catwoman, perché da piccola facevo finta di essere lei giocando con mia sorella. La cosa che mi piace di Coco Attrice è che si mette sempre in gioco. Ho ancora tantissimo da imparare e quindi spesso faccio molti errori. Secondo me la moda è un ulteriore modo di esprimere se stessi attraverso look. Le mie icone di stile sono sempre stati i miei genitori. Sono molto affezionata alle foto che abbiamo a casa e rivedere le loro foto da giovani mi piace tantissimo e spesso copio il loro stile.